Ciao a tutti, allora, oggi vorrei parlare un po' del finger picking, cioè la tecnica che prevede l'utilizzo della mano destra al posto del plettro per suonare la chitarra. Quindi invece di usare il plettro, utilizziamo appunto le dita della nostra mano destra che possono essere usate quindi come quattro plettri. Quindi questo che significa? Che passiamo da cioè, diciamo, a suonare una corda alla volta a suonare più corde. Questo fa sì che la chitarra possa essere suonata come un'orchestra, quindi possiamo fare basso, armonia e melodia. E quindi possiamo ad esempio trasporre anche partite per pianoforte come facevo prima. Sto cominciando a imparare un po' Overnight di Gonzales. In pratica oggi vorrei un po' spiegare quali sono le basi, diciamo, il finger picking, sempre visto in maniera personale, perché io sono un autodidatta, le cose le ho imparate sul campo, sentendo, quindi, e poi vabbè, io sono sempre dell'idea che la musica sia libertà, ognuno suona come vuole e quello che vuole, e come lo vuole anche, perché non è che per forza va suonata così la chitarra classica, no? Cioè uno suona come vuole e basta che poi, insomma, non ci sia una resa musicale abbastanza decente. Allora oggi voglio un po' parlare, vorrei cominciare quindi da il classico giro blues, quindi un La, Re, Mi, La, quindi è La, Re, Mi maggiore e La. In pratica questi sono accordi che prevedono il basso come corda vuoto, cioè nel senso il La ha la corda a vuoto appunto del La, no? Che è quella con cui accordiamo la chitarra. Quindi stessa cosa il Re, stessa cosa il Mi maggiore. Allora, noi possiamo, cioè se uno, diciamo, vicino a me ci fosse una persona che diciamo sta suonando se ci fosse una persona che suonasse. Allora, se ci fosse in pratica un chitarrista ritmico vicino a me, che ne so, immaginiamo che stia facendo un Mi, poi un La, poi io cosa farei? Ci suonerei sopra la pentatonica di minore, mi sembra, di Mi, quindi è. Naturalmente ci posso anche mettere delle note blues, no? Quindi cosa voglio dire? Io adesso in realtà posso anche, siccome diciamo sto da solo, sono da solo, cosa faccio? Con il pollice posso benissimo premere, posso benissimo suonare le corde a vuoto, no? Tanto che diciamo il pollice è libero, e suonare con le altre dita la pentatonica appunto di Mi minore. Sì, la pentatonica minore di Mi, vabbè. Allora, in pratica quindi prendo il Mi. Faccio una nota, ad esempio anche il Mi, poi a vuoto, quindi questo è tutto, anche perché adesso vado a vedere il Greg,